Dunque, allora cominciamo richiamando alcuni concetti che vi saranno certamente ben noti dagli studi precedenti, il corso di fisica, ma anche gli studi di scuola superiore, certamente. In particolare, diamo per noto il concetto di carica elettrica. Non staremo a impiegarci tempo a spiegarlo. Vi diciamo semplicemente che, come sapete benissimo, chiaramente, la carica elettrica è una proprietà della materia che convenzionalmente viene identificata con segno più o segno meno a seconda della natura che essa ha, e che si manifesta con delle forze di attrazione e repulsione. Non stiamo qui a dire banalità. Altra cosa che certamente è ben nota è che la carica elettrica è quantità fisica quantizzata, ovvero che non può assumere un qualsiasi valore, ma solo dei multipli interi di una certa carica elementare, che è la carica dell'elettrone. La carica si misura in coulomb, questa è una data di misura del sistema internazionale, e la carica dell'elettrone nel sistema internazionale si indica normalmente con la quantità E, è pari a meno 1.6 per 10 alla meno 19 coulomb. Il protone ha una carica uguale opposta, quindi in ugual modo ma segno opposto. Non considereremo chiaramente particelle subatomiche tipo i quark, che hanno cariche frazionali un terzo, due terzi, più o meno un terzo, due terzi. Chiaramente questo non ci preoccupa. In realtà anche il concetto di quantizzazione della carica spesso diciamo ci sfuggirà, in un certo senso, nel senso che le quantità di carica che spesso noi consideriamo sono talmente più grandi di quella del singolo elettrone che molto spesso questa quantizzazione viene, diciamo così, in qualche modo persa, quindi non ci cureremo di questo, quindi ammetteremo, anche se sappiamo che non è vero, che la carica possa assumere un qualsiasi valore, perché un livello di quantizzazione molto molto fino rispetto ai nostri interessi, alle nostre necessità. Bene, quindi su questo voglio dire, vi rimando a quello che già sapete. Il concetto che anche qui voglio richiamare, oltre a quello di carica, è quello di campo elettrico. Allora, il campo elettrico è, diciamo così, un modo di quantificare ed esprimere le forze di interazione fra cariche e di attrazione e repulsione che abbiamo prima menzionato. In particolare, come si ragiona? Questo lo ricorderete certamente, vi richiamo qui cose che certamente in fisica avete studiato a profondità. Consideriamo una regione di spazio e un punto in questa regione di spazio considerato. Vogliamo capire quanto vale il campo elettrico in quel punto considerato. Di esso si può dare, come la fisica ci insegna, una definizione operativa in questi termini, ovvero se io prendo una carica di prova Q e la piazzo ferma nel punto dello spazio da me considerato, come ho fatto nel disegno, io poi vedo se questa carica Q piazzata ferma nel punto dello spazio considerato viene a essere sottoposta ad una forza. Se la risposta è positiva, quindi se c'è una forza F che si applica a questa carica Q, carica di prova, diciamo così, allora diremo che nel punto considerato nella regione di spazio di interesse è presente un campo elettrico il cui valore è semplicemente il rapporto fra la forza e la carica, e quindi la forza per unità di carica che agisce nei vari punti dello spazio. Questo sì. Cariche ferme, badate bene, perché poi quando le cariche sono in movimento la forza che nasce sulla carica cambia, dovremo
non lo facciamo oggi, lo faremo poi in seguito, dovremo introdurre un'altra quantità che è il campo induzione magnetica, da cui dipende la forza, secondo l'espressione ben nota, forza di Lorentz, ma queste sono cose che vedremo poi successivamente, quindi non ci preoccupano ancora. Quindi dedichiamo un tempo. Per il momento ragioniamo su queste caratteristiche. Ricorderete anche, non sto qui a dilungarmi su questo, dalla fisica, che in realtà per fare la giusta definizione dovremmo fare questo ragionamento con cariche di prova via via più piccole e fare una sorta di limite per la carica che tende a zero di questo rapporto, sempre fermo restando che la carica in realtà è quantizzata, quindi c'è una definizione che diciamo vedete tenere conto anche di questi aspetti. L'unità di misura del campo elettrico la si vede immediatamente da qui. La forza si misura in newton, come sappiamo, nel sistema di informazione, simbolo N. La carica, abbiamo detto, si misura in coulomb. L'unità di misura è il newton su coulomb, forza per unità di carica. Usando un'unità di misura che introdurremo fra un minuto, il cosiddetto volt, questa si scrive in maniera equivalente come volt su metro. La definizione di volt che potete ricavare anche con un'analisi dimensionale, qui chiaramente, la vediamo immediatamente adesso, perché agganciato al concetto di campo elettrico, che è quello che abbiamo qui richiamato volte, c'è il concetto di tensione, che per noi in elettrotecnica è un concetto fondamentale, ricorrerà innumerevoli volte durante il corso, quindi è bene averlo chiaro sin da subito. Allora, in che cosa consiste questo concetto di tensione? Allora, mettiamoci qui. Allora, consideriamo una regione di spazio in cui sia presente un campo elettrico, cioè valgono le cose che abbiamo detto prima, se ci mettiamo le cariche di prova, vediamo delle forze e così tutto quello che abbiamo detto. Quindi, in questa regione di spazio c'è un campo elettrico. Io considero due punti, A e B, li chiamo, di questa regione di spazio. E considero altresì una linea, la chiamo gamma AB. Anzi, chiamiamola la gamma di passata. Se mi semplifica un po' la notazione. Che unisce i due punti. Orientata, come vedete, ho indicato la freccia verso l'orientamento di gamma, orientata da A verso B. Suppongo che questa linea, questa curva che unisce A e B, sia sufficientemente regolare da poter definire in ogni punto la tangente, il versore tangente alla linea, che chiamo T. Vedete? Questi sono tutti i concetti di immagine conosciuti dalla fisica e matematica, insomma, sto a dire. Ebbene, definiamo tensione fra i punti A e B lungo la linea gamma, questa quantità. Voi come usate quale per definizione? Con def sopra o il triangolino, cosa usate? Def? Aggiudicato? Vedete cosa è scritto? È uguale per definizione l'integrale curvilinea sulla linea gamma scelta tra A e B, orientata da A a B, e la quantità è scalar T, integrale curvilinea. Questo è un concetto che suppongo noto alla matematica e dalla fisica. Vi richiamo semplicemente molto rapidamente. Come si fa a fare questo integrale curvilinea? Allora, si prende la linea in questione, la rifaccio qui giusto per non passarci la fisica, quindi è la stessa linea, ok? La si suddivide in tanti trattini elementari, ok?
per ciascun trattino si considera la lunghezza delta LK, diciamo, il cappesi di questi trattini, e la tangente PK nel punto PK medio del trattino cappesimo, si calcola la quantità E nel punto PK, prodotto scalare TK, e lo si moltiplica con delta LK. Prodotto scalare, sapete, no? Cos'è? Quando io ho due vettori, in questo caso ho un vettore che è il campo elettrico e l'altro vettore che è il versore T. Versore sarebbe vettore di norma unitaria, è un vettore che ha norma 1, tutte cose che non sappiate, no? Beh, quando io ho due vettori, cosa vuol dire fare il prodotto scalare? Beh, se io considero le tre componenti, per esempio, di un sistema cartesiano, x, y, z, il prodotto scalare di quei due vettori è la somma dei prodotti delle componenti omologhe, quindi e con x, t con x, più e con y, t con y, più e con z, t con z. Questo è il prodotto scalare fra due vettori. Quindi è un'operazione che, partendo da due vettori, restituisce uno scalare costruito con la regola che vi ho appena detto. Quindi dicevo, per ogni trattino elementare in cui suddivido questa linea faccio questo calcolo e poi sommo su tutti i trattini. Facendo tendere a zero le ampiezze del delta LK di ciascun trattino ottengo, diciamo, il valore dell'integrale di Q. Questa chiaramente non è una definizione matematicamente ineccepibile, no? Lo capiamo bene. La definizione matematica vi sarà data nei corsi di analisi. Questa è solo una definizione, diciamo, operativa, pratica, per capire operativamente come potremmo fare questo campo, d'accordo? Cancelliamo qui e ritorniamo a noi. Quindi, fatta questa parentesi, ripetiamo che la tensione fra A e B lungo la linea gamma è definita come l'integrale curvilinea della quantità S scalar T lungo la linea gamma che congiunge a rete. L'unità di misura di questa quantità la si vede subito. L'unità di misura sarebbe l'unità di misura del campo elettrico, cioè newton su metro, coulomb, pardon. Poi ne faccio l'integrale curvilineo, quindi dal punto di vista dimensionale moltiplico per i metri. Ok? No. Come se facessi il prodotto per una lunghezza dal punto di vista dimensionale. Newton per metro, ok, l'unità di misura del lavoro, joule. Quindi stiamo parlando di una quantità che è un lavoro per unità di carica. Questa quantità è quella definita volt, che abbiamo richiamato anche prima. Ok? Quindi la tensione si misura in volt. Lavoro per unità di carica. La cosa che va notata è che il concetto di tensione dipende in generale da tre cose: dal punto di inizio A, dal punto di fine B e dalla linea gamma. Dipende da tutte e tre queste questioni. In altri termini, in generale, se io cambio la linea gamma, cambierà il valore di tensione. In generale vale questa affermazione. Tuttavia, in molti casi, che sono quelli di nostro precipuo interesse, in realtà la dipendenza della linea gamma non c'è. Adesso cerchiamo di spiegare il perché. Torno qui. Esistono infatti determinate situazioni, che sono poi quelle in cui normalmente noi ci metteremo, in cui per il campo elettrico vale una proprietà molto importante che è menzionata qui, la conservatività del campo elettrico. Che vuol dire che il campo elettrico è conservativo? Non è sempre vero, eh? Ci sono situazioni in cui il campo elettrico è conservativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che
comunque io scelgo una linea chiusa gamma C in una certa regione di spazio, l'integrale su questa linea chiusa del campo elettrico è pari a zero. Quella che ho messo prima in gioco, la linea gamma da A a B, è una linea aperta, che ha un inizio in A e una fine in B. Una linea chiusa invece potrebbe essere questa, per esempio. È una linea che non ha né inizio né fine, diciamo così. Ebbene, ripeto, in particolari situazioni vale del campo elettrico questa proprietà che si esprime dicendo che il campo elettrico è conservativo. La conseguenza immediata di questa proprietà di conservatività è che in queste situazioni in cui essa vale, la tensione fra due punti non dipende dalla linea utilizzata per congiungere. Lo vediamo immediatamente. Consideriamo due punti, A e B, e consideriamo due linee che congiungono questi due punti. Vediamo gamma primo e gamma secondo. Ok? Voglio dimostrare che la tensione valutata su, da A a B valutata su gamma primo è uguale alla tensione da A a B valutata su gamma secondo se vale questa proprietà. Questo voglio dimostrare. Ok? Quindi se volete la formalizzazione, ipotesi, questa. Facciamo proprio. È conservativo. Tesi questa. B a gamma primo B uguale B a gamma secondo. Questo è il micro teorema che vogliamo dimostrare adesso. Mi seguite, ragazzi? Dimostrazione. Allora, scegliamo una particolare linea chiusa, gamma C, fatta in questo modo. Gamma primo unione meno gamma secondo. Che cosa ci ho detto? Io consiglio una linea chiusa fatta da gamma primo per andare da A a B e poi torno da B ad A lungo gamma secondo, però cambiato di segno, perché gamma secondo, vedete, è orientato anch'esso da B, quindi per tornare indietro devo cambiare di segno l'orientazione di gamma secondo. Trovate? Quindi la linea chiusa è gamma primo unione meno gamma secondo. Bene, applico la proprietà di conservatività valida di ipotesi a questa particolare linea chiusa. Allora scriverò integrale gamma primo unione meno gamma secondo di E scalar T L uguale 0. Ho scritto questa proprietà su questa particolare linea. Trovate? Adesso io devo fare l'integrale su questi due tratti della linea chiusa. Allora scriverò questo integrale come somma di due pezzi, l'integrale su gamma primo più l'integrale su meno gamma secondo. Quindi scriverò integrale su, scrivo così, gamma primo. Vabbè, lo scrivo così, non voglio dare la notazione più di tanto. Esca l'artidella. Poi dovrei scrivere, non scrivete ancora sul vostro quaderno, cancellerò fra un po'. Più integrale su meno gamma secondo di esca l'artidella. No, chiaramente invece di fare più l'integrale su meno gamma secondo posso fare meno l'integrale su gamma secondo, porto il meno qui. Devo solo cambiare l'orientazione, quindi devo solo cambiare il verso di t, quindi alla fine posso fare questo. Ok, questa quantità, in base alla definizione, è proprio b a gamma primo b, perché gamma primo è la linea che congiunge a b, meno questo secondo pezzo, per definizione, altro non è che b a gamma secondo b. Ok? Poiché
questa quantità deve essere pari a 0, ecco che resta dimostrata la tesi. Ricapitolando, quello che possiamo affermare è che ogni qualvolta il campo elettrico è conservativo, allora la tensione non dipende dal percorso, ma dipende solo dal punto di inizio e dal punto di fine. Non dipende dal percorso che io utilizzo per congiungere il punto di inizio e il punto di fine. Chiaro? Noi abbiamo dimostrato l'implicazione in questo verso, cioè conservativo, tensione non dipende dal percorso. In realtà vale anche l'implicazione inversa, per cui le due proprietà sono equivalenti. Chiaro? Avete seguito fin qui? Allora, se è chiaro questo, vi sarà anche chiaro immediatamente il passaggio successivo, che consiste nell'introduzione di un altro concetto molto importante, che è quello di potenziale, potenziale elettrico, semplicemente potenziale. Consideriamo la solita regione dello spazio in cui c'è il campo elettrico e supponiamo che il campo elettrico nella regione di spazio considerata sia appunto conservativo, cioè vale questa proprietà che abbiamo qui identificato. Allora, la riaccendo qui. Questo ce lo ricordiamo, qua posso cancellare qui. Allora, abbiamo questa regione di spazio in cui c'è un campo elettrico conservativo, cioè per il quale vale quella proprietà, e introduciamo in questa regione di spazio un punto, lo chiamiamo O, che chiameremo riferimento per i potenziali. Un punto arbitrario, a mio piacere, non ho vincoli su come scegliere. Considerato un altro punto di questo studio, di questa regione di spazio, A, io definisco potenziale del punto A rispetto al riferimento O scelto, per definizione la tensione via O. Ricordate, il campo elettrico è conservativo, quindi non mi devo preoccupare di specificare il percorso che io seguo per andare da A a O, una qualsiasi linea darà lo stesso risultato. Quindi in particolare devo fare l'integrale, lo scrivo così, ok, su una qualsiasi linea che va da A a O, non l'ho specificato. È stato detto che inizia in A, finisce in O, una cosa si dà lo stesso risultato. Quindi il potenziale del punto A rispetto al riferimento O scelto è per definizione la tensione che c'è fra A e il riferimento scelto. Perché dobbiamo introdurre questo concetto? In che cosa ci è utile? Beh, ci è utile, lo vedremo, in questi termini. Consideriamo un altro punto di questo spazio e lo chiamiamo B, e consideriamo impostiamolo come teorema anche questo, no, facciamo così, così facciamo le cose. Vogliamo dimostrare questo altro microteorema. L'ipotesi è sempre il campo elettrico conservativo, cioè vale la proprietà di misura. La tesi è che la tensione VAB fra i punti A e B che ho considerato qui, è pari alla differenza dei potenziali e con A viene con B. Quindi il potenziale mi serve perché dalla differenza dei potenziali posso risalire alle tensioni tra punti
purché però valga la proprietà di conservatività del campo elettrico. Quella c'è sempre sullo scudo, d'accordo? Dimostriamo questa cosa. Allora, consideriamo una linea chiusa fatta in questo modo. Allora, consideriamo una linea gamma AB che va da A a B. Poi consideriamo una linea gamma AO che va da A ad O, e poi una linea gamma BO che va da B a O. La linea chiusa a cui applico poi la proprietà di conservatività, come posso scegliere? Allora faccio gamma AB unione gamma BO unione unione, ditemi voi, meno gamma O. Anche qui devo cambiare segno perché altrimenti non mi trovo. Per fare la linea chiusa vado da AB, da B a O, poi devo tornare da O verso A per chiudere la linea, e quindi devo cambiare di segno a gamma O, che invece orienta un tocco di A, e quindi c'è un segno unico. Ok? Applico la proprietà di conservatività, quindi l'integrale su gamma C è pari a 0, quindi gamma AB unione gamma BO unione meno gamma O di E scalar T del uguale a 0. Allora, anche qui faccio lo stesso ragionamento di prima. Spacco l'integrale sui vari pezzi che compongono la linea. Allora, l'integrale di S, questo è, si vede bene, ma l'integrale di S scalar T del su gamma B che cosa mi dà? Mi dà la tensione fra A e B per definizione. Quindi questo primo pezzo è B a B. Trovate? Integrale su gamma AB di S scalar T del, per definizione la tensione fra A e B. Poi più integrale su gamma BO, per definizione è il potenziale del punto B. Mi state seguendo, ragazzi? Poi c'è l'integrale su meno gamma O, che pari a meno, porto sempre il meno fuori come già l'altra volta, l'integrale su gamma O è pari a potenziale del punto A. Ok? Ho usato le definizioni, null'altro che questo. Poiché questa quantità deve essere pari a zero, ecco dimostrata la tesi. Basta portare l'altro meno e si può. Ok? Anche qui abbiamo dimostrato un verso dell'implicazione, se volete, cioè il campo conservativo implica che la tensione di differenza potenziale, vale anche il viceversa. Per cui queste tre proprietà che ho qui enunciato sono proprietà tra di loro equivalenti, ovvero campo elettrico conservativo, tensione che non dipende dal percorso ma solo dai punti di inizio e di fine, tensione uguale differenza dei potenziali. Sono tre proprietà tra di loro equivalenti. Equivalenti, sapete, no? Sono perché l'uno implica l'altro. Noi abbiamo dimostrato, ripeto, solo un verso di implicazione, vale anche l'altro. Pensi. Bene. Quindi, quando noi abbiamo a che fare con campi elettrici conservativi, valgo tutte queste belle proprietà che abbiamo qui enunciato. In particolare, ecco, torniamo su quella di prima. Faccio un po' di spazio qui. Quando il campo elettrico è conservativo, se io considero i due punti A e B nella regione di spazio considerato, non devo specificare qual è la linea che io uso per congiungere, per il campo della tensione. Qualunque linea darà lo stesso risultato, questo abbiamo capito, no? Bene, se io quindi voglio identificare, specificare la tensione B a B, diciamo la tensione che c'è tra i punti A e B, chiamiamola così,
devo solo dire qual è il punto di inizio e qual è il punto di fine. Una volta specificato quello, non devo dire altro, perché non mi serve sapere qual è l'esatta linea che uso per fare questo punto. Devo solo specificare qual è il primo e qual è l'ultimo punto della linea, qualunque essa sia. Chiaro? In altri termini, per identificare la tensione V e B, mi basta dire che, per esempio, A è il punto di partenza e B è il punto di fine. Per fare questa cosa, noi introduciamo quello che si chiama un riferimento per la tensione, ovvero una freccia, fatta così, che punta, questa freccia, verso il punto di partenza della linea. Quindi per indicare V a B, la tensione tra A e B, avendo A come primo punto e B come secondo punto, userò quella freccia lì, che in qualche modo congiunge, per così dire, i due punti in questione, puntando sul primo punto della linea. Chiaro? Benissimo. Passiamo adesso a parlare di un altro concetto fondamentale, ovvero quello di corrente, che riguarda però, diciamo, un altro ambito. Io, ragazzi, suggerirei, poiché abbiamo fatto mezz'ora abbondante di chiacchiere, così, insomma, non particolarmente impegnativa, magari oggi procediamo ad oltranza, cerchiamo magari di un po' prima, poi invece dalla prossima lezione faremo una pausa ogni ora, però oggi, poiché abbiamo fatto parecchie chiacchiere, possiamo forse anche procedere in questa maniera. Allora, posso cancellare, è tutto chiaro di quello che abbiamo detto finora? Ora abbiamo considerato, ricorderete, sottolineiamo questo aspetto, cariche ferme nello spazio, e abbiamo tratto, diciamo, quelle definizioni che abbiamo visto. Vogliamo adesso invece descrivere in qualche modo il modo, il movimento delle cariche. Supponiamo quindi di considerare una carica Q non più ferma, che vado più piccolo questa volta, ma bensì in movimento, e diciamo V la sua velocità. Perché questa cosa ci interessa? Perché nell'ingegneria elettrica, quindi nell'elettrotecnica in particolare, hanno una grande importanza, che scopriremo via via con l'avanzare delle lezioni, i cosiddetti materiali conduttori elettrici. Capiremo poi perché. Ma il motivo fondamentale è che i materiali conduttori elettrici hanno la fondamentale proprietà di avere un gran numero di elettroni portatori di carica liberi di muoversi. Essi cioè sono molto debolmente vincolati, gli elettroni più esterni dei nuclei di questi materiali sono molto debolmente vincolati al nucleo stesso, quindi vengono facilmente strappati, per così dire, all'attrazione del nucleo stesso, e quindi costituiscono come fosse una sorta di gas di elettroni libero di muoversi. Poi questa cosa la approfondiremo a tempo debito, ma suppongo che in chimica di queste cose andate ampiamente parlando. Quindi vuol dire che questi elettroni sono in grado di muoversi più o meno liberamente all'interno di un materiale conduttore. Essi sicuramente si muoveranno, diciamo così, in maniera disordinata a causa dell'agitazione termica,
se noi assimiliamo questa nuvola di elettroni ad un gas vero e proprio, noi sappiamo che c'è una correlazione ben precisa fra la temperatura di questo gas e l'energia cinetica media delle particelle, no? Cioè in mezzo a questa cosa che sappiamo. Non è tuttavia questo il moto che ci interessa, questo è un moto disordinato che mediamente non porta gli elettroni da nessuna parte, nel senso che se io mi metto in una certa posizione nello spazio, immaginate, considero un insetto in mezzo a un conduttore, tanti elettroni vedrò passare da una parte, quanti ne vedrò passare dall'altra, in maniera tale che si compensino. Quello che mi interessa invece è un eventuale moto ordinato degli elettroni, che si può innescare laddove sugli elettroni stessi agiscano delle forze, per esempio un campo elettrico. Il campo elettrico esercita una forza sulla materia, sul nucleo. Quindi un campo elettrico è in grado, per così dire, di dare una direzione preferenziale al moto di questi elettroni. Se c'è una forza appunto in quella direzione, gli elettroni tenderanno a muoversi in quella direzione, quindi. Questo, ripeto, lo vedremo, lo quantificheremo poi quando sarà il momento giusto. Faremo un piccolo modello dei conduttori da questo punto di vista. Comunque, a questo livello mi serve solo per capire che appunto ci può essere questa velocità che io chiamo ordinata, ed è quella che mi interessa. Quindi V per me non è la velocità tout court dei portatori di carica, ma è la velocità ordinata intesa nel senso che ho prima scritto. Ebbene, consideriamo quindi gli elettroni con una carica Q, diciamo portatori di carica in generale, una carica Q, la velocità ordinata V e una densità N. N sarebbe il numero di portatori di carica, diciamo elettroni, per unità di volume, ok? È la densità. La quantità N per Q per V, quindi il prodotto di queste tre quantità, densità dei portatori di carica, carica del singolo portatore di carica, velocità ordinata, questa quantità viene definita densità di corrente, J, è un vettore perché la velocità è un vettore, densità di corrente. Quindi la densità di corrente, vedete, descrive il moto ordinato, la parentesi, delle cariche, J. In che unità di misura si misura? Facciamo un minimo di analisi dimensionale. Allora, la densità è 1 su metri cubi. Cioè, la carica è coulomb, la velocità metri al secondo. Che cosa ne viene fuori? Coulomb su secondo diviso metro quadro. Ok? Coulomb su secondo si chiama ampere, indicato la lettera A, ampere su metro quadro. Agganciato a questo concetto di densità di corrente c'è quello di corrente, quindi così come dal campo elettrico siamo passati alla tensione, così dalla densità di corrente passiamo alla corrente. La definizione è questa, la facciamo sull'altra lamina. Allora, consideriamo una superficie S aperta, non è una superficie chiusa, è un foglio, diciamo, ok? E supponiamo che esso sia, questa superficie sia sufficientemente regolare da poter definire in ogni punto di essa una normale N, N è il versore normale alla superficie normale, ok? Ho due possibili scelte di orientamento normale, no? Così come per una linea, due possibilità di orientamento anche per una superficie. Okay. Allora, io definisco corrente attraverso la superficie S secondo la direzione N scelta, quindi verso il riferimento N scelta, questa quantità,
l'integrale di superficie sulla superficie S della quantità J scalare F. Quindi integrale doppio, integrale superficie. Operativamente cosa vuol dire? Lo ricordiamo bene. Significa, non mi fate fare il disegno che insomma viene pasticciato. Significa prendere la superficie S, suddividere in tante superfici elementari, quanti guarda T, quanto permette, molto piccoli, su ciascuno di ampiezza di superficie delta SK, su ciascuno di essi considerano la quantità J scalare NK, moltiplicato delta SK, sommiamo tutti questi contributi e abbiamo l'integrale di superficie. D'accordo? Anche qui, ripeto, non è la definizione matematicamente ineccepibile, è solo per capire relativamente cosa fa. Quindi facciamo il prodotto scalare, stessa operazione di statica tra J e il vettore versore normale alla superficie, e poi facciamo questa operazione integrale più prima di prima. Questa è la definizione di corrente attraverso la superficie S nella direzione S. L'unità di misura, allora, è pari all'unità di misura della densità di corrente per, perché devo fare un integrale di superficie, dal punto di vista dimensionale significa moltiplicare per una superficie, ovvero ampere. Quindi ampere è la misura della corrente per unità di misura. E la misura della corrente. Bene. Cerchiamo di capire un po' più a fondo il significato fisico di questa corrente facendo questo ragionamento. Allora, consideriamo una superficie, questo vale tutto in generale, no, questa definizione, ma consideriamo una superficie diciamo piccola, una regola, chiamiamo delta S n. Adesso preciserò cosa intendo dire per piccolo. Allora, la corrente attraverso delta S sarà pari a l'integrale su delta S di J scalare N da S, che è la definizione vista prima applicata a questa regola piccola. Allora, poiché io ho scelto la superficie delta S, la regola delta S piccola, posso immaginare, questo vuol dire piccola appunto, posso immaginare che la quantità integrante, cioè J scalare N, questa cosa che vi sto ora mettendo tra parentesi a maggior chiarezza, risulti essere costante in tutti i punti della superficie. Se la superficie è molto grande, allora posso immaginare questa quantità valida appunto punto della superficie. Se io mi metto proprio, faccio un zoom, diciamo in una regione molto molto piccola, posso immaginare che la variabilità di J scalare N non sia importante, che quindi sia costante su quella superficie delta S. Se è vero questo, l'integrale di superficie su delta S diventa semplicemente il prodotto di funzione integranda per la superficie su cui sto facendo l'integrale. Pensate agli integrali quelli standard, integrale di f di x in dx tra i t. Se la funzione f è costante, il risultato dell'integrale è semplicemente la costante per l'ampiezza dell'intervallo, f per b meno a. Qui è la stessa cosa, integrando costante per l'ampiezza dell'intervallo, che in questo caso è una superficie. Quindi, supponendo la regola piccola, io scriverò J scalare n per delta s. Se volete ci metto quasi uguale per ricordarvi che è un'approssimazione valida soltanto per ipotesi di superficie piccola, ok? Ora, J ha quella definizione, quindi la metto qui. N Q V scalare N delta S. Ok? Allora, V è la velocità dei portatori di carica, quella ordinata abbiamo detto. Quindi V, prodotto scalare per N, è la componente della velocità nella direzione N che ho considerato.
sto facendo la proiezione della velocità nella direzione n, sapete, no? Questo significa che il prodotto scalare penso di sia dentro, no? Quindi la quantità v scalare n si può scrivere come, diciamo così, sempre approssimativamente, mettiamo un altro quasi uguale, il rapporto incrementale delta L su delta T. La velocità sarebbe, sapete, no? La derivata della posizione. Quindi è un rapporto incrementale fra l'ampiezza di spazio che io percorro e l'intervallo di tempo che io sto impiegando. Quindi io sto considerando l'intervallo di tempo delta T e sto vedendo che lunghezza i portatori di carica percorrono nel tempo delta T. Il rapporto è appunto la velocità. Okay. Sempre nella direzione n fissata. D'accordo? Allora, la quantità delta L per delta S, che cos'è? Può essere intesa come il volume di un cilindretto fatto in questo modo. Un cilindretto di base delta S e altezza delta L nella direzione n. Trovate delta L per delta S può essere scritto come Fm delta V, lo vogliamo, diviso delta V. Ok. Mi avete seguito fin qui? Benissimo. Allora, a questo punto, delta V è il volumetto di questo cilindro. N è la densità di portatori di carica, quindi N per delta V è il numero di portatori di carica presenti qua dentro. Se io poi lo moltiplico per Q, che è la carica del singolo portatore di carica, tutto questo ambaradan altro non mi dà che la carica delta Q all'interno di questo volumetto. X delta T. Trovate? Mi avete seguito? Devo ripetere? Ultimo passaggio. Sì. Allora, fino a delta V ci siamo? Sì. Ok. N per delta V è il numero di portatori di carica dentro questo cilindretto. Q è la carica del singolo portatore di carica, quindi Q per il numero di portatori di carica mi dà la carica complessiva che sta dentro questo volumetto. Ok? Allora, quello che io asserisco è che questa quantità delta Q, che sarebbe la carica di questo cilindretto, posseduta da questo cilindretto, altro non è che la carica che attraversa delta S nel tempo delta T. Lo ripeto. La quantità delta Q pari alla carica posseduta da questo volumetto cilindrico è anche la carica che nel tempo delta T attraversa la superficie delta S. Perché questo? Adesso cerco di spiegare. Consideriamo un portatore di carica, un elettrone, che sta qui dentro questo volumetto. Allora, nel tempo delta T, quanta strada farà? Delta L, lo dice la sua definizione di velocità. Quindi, bucherà la superficie e la attraverserà. Prendiamo un portatore di carica che sta proprio sulla superficie estrema di questo cilindro. Nel tempo delta T farà delta L e arriva pelo pelo a attraversare la superficie, ce la va giusto giusto. Se io mi metto un pelino più dietro della superficie, questo farà delta L e non riuscirà ad attraversare delta S, si fermerà prima. Quindi le cariche presenti all'interno di questo cilindretto sono tutte e sole le cariche che nel tempo delta T riescono ad attraversare delta S. Ok? Ecco che quindi possiamo interpretare la corrente che attraversa una superficie come questo rapporto fra la carica che attraversa la superficie nel tempo delta T e il tempo delta T stesso. Ok? Se volete possiamo anche fare il limite del rapporto incrementale e ottenere una derivata. Il concetto è questo. Quindi
la corrente definita come integrale di superficie della densità di corrente, in pratica ci dice quanta carica sta attraversando nell'unità di tempo la superficie in questione. Questo mi sta dicendo. Chiaro? Bene. Esistono particolari situazioni in cui per la densità di corrente G vale una proprietà che è richiamata lì, la cosiddetta solenoidalità della densità di corrente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque io scelga una superficie sigma chiusa, superficie sigma chiusa, vale questa proprietà: l'integrale di sigma su g scalare m di s uguale a 0. Non è sempre vera questa proprietà, esistono situazioni in cui questa cosa è vera. Bene, questa proprietà ci è molto utile in parecchie situazioni, così come la conservatività e quanto altro. Cerchiamo di capire. Allora, molto spesso, i conduttori che sono di nostro interesse, nei quali quindi potremo definire l'essenziale corrente che descrive le cariche in movimento, non hanno una forma qualsiasi, ma sono dei conduttori sottili, giusto per capirci, tipo questi conduttori sottili circondati per di più da materiali cosiddetti isolanti. Poi definiremo chiaramente queste cose. Allora, che vuol dire sottili? Vuol dire che se io metto la lavagna a fare il disegno, non ce l'ho più. Ecco, disegnerò così questo punto. Se io dico S la sua sezione, e dico L la sua lunghezza, per essere sottile il conduttore deve essere molto più lungo di quanto è spesso, no? Volendo essere quantitativi scriveremo L molto maggiore della radice di S. La radice di S è l'ordine di grandezza della dimensione trasversa, no? Quindi se L è molto maggiore della radice di S, abbiamo un filo, un conduttore, come si dice, filiforme, ovvero sottile, tipo questo, d'accordo? Bene. Cosa significa la proprietà di solenoidalità in questa situazione quando abbiamo a che fare con un conduttore filiforme? Beh, se io considero una superficie sigma chiusa, una sfera o una palata, insomma, una superficie chiusa, che intercetta, vedete, il filo in due sezioni, chiamo S con A, S con B, più una superficie laterale secondo n, la normale e la normale uscente, definiti in questo modo. Qui sarà n con n, qui la chiamo n con a, qui la chiamo n con b. Ok? N è la normale uscente dalla superficie sigma. Quindi sigma è questa sfera qui. Ebbene, allora noi scriveremo, applicando la proprietà di solenoidalità a questa superficie,
adesso senza che faccio tutti i passaggi, però integrale. Sigma chiusa si compone di queste tre parti: la superficie S con A, questa prima sezione, la superficie S con B, questa seconda sezione, e la superficie, diciamo, laterale S con L, e ho applicato quella proprietà di solidarietà. Allora, cosa io dico questo: se io considero il filo sottile circondato da un materiale isolante, così come quello che vedete qui, possiamo asserire che nella superficie S con L, che si sviluppa nel materiale isolante, la densità di corrente sia pari a zero. Questo perché? Questo lo studieremo in dettaglio più avanti nel corso. Ma i materiali isolanti, detti diciamo in parole povere, sono quelli che impediscono il movimento delle cariche. Cioè, mentre i materiali conduttori hanno questi conduttori, questi portatori di carica liberi di muoversi, viceversa gli isolanti sono quelli in grado di fermare i portatori di carica. Quindi, poiché la velocità dei portatori di carica degli isolanti è zero, anche la densità di corrente degli isolanti sarà pari a zero. Se quindi il filo è circondato da un isolante, questo pezzo di integrale risulta pari a zero, perché in tutti i punti di S con L, la parte laterale, la densità di corrente è pari a zero. D'accordo? Restano, vedete, allora, gli integrali su S con A e su S con B, in cui ho da una parte la normale N con A che punta così, dall'altra la normale N con B che punta dall'altra parte. Se io considero adesso un'unica normale n che punta sempre, per esempio, da sinistra verso destra, quindi nella stessa direzione, essa sarà pari all'opposto di n con a e sarà uguale a n con b. Trovate? È una scelta che io faccio, giusto per uniformità, per dire mi oriento sempre da sinistra verso destra. Allora, qui significa che avrò meno l'integrale su S con A j scalare n s, ho cambiato con n con a meno n, più l'integrale su s con b di j scalare n s, perché su s con b n e n b coincidono. Ok? Chiaro quindi come viene fuori questo segno meno? Ebbene, questa quantità è pari a meno questa integrale, che cos'è? Per definizione, l'ho cancellata, è proprio la corrente attraverso S, la superficie S con A. La chiamo I con A. Questa è invece la quantità, è la corrente che attraversa S con B. La chiamo I con B. Quindi, assumendo la densità di corrente sulle due tavole, le quantità I con A e I con B sono uguali. Che cosa ciò vuol dire? Questo vuol dire che se io prendo un conduttore fino fuori, tipo questo, e considero due sezioni di questo conduttore, la corrente attraverso la prima sezione e la corrente attraverso la seconda sezione sono uguali fra di loro, che scelga sempre lo stesso riferimento da sinistra verso destra. In altri termini, io potrò parlare di corrente nel filo del conduttore filiforme, tu pure, senza dover specificare a che sezione non è. Si parlerà di corrente del filo, punto e basta. Per specificare questa corrente, per specificare questa corrente, mi basta specificare
quindi se mi sto orientando da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. Quindi se io ho un conduttore filiforme di cui qui sto trascurando la sezione, quindi immaginate che questo sia lo zoom di questo, ok? Qui ho tracciato una sezione, diciamo, l'ho collassata ad una linea, ok? Dovete immaginarla molto piccola, tanto da non vederla. Ebbene, in questo caso io posso identificare la corrente con un riferimento semplicemente dicendo se io considero le normali alle sezioni da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. Per esempio così. Diciamo I. Ok. Non dovrò specificare se mi metto a questa sezione, a questa sezione o a questa sezione, perché il risultato sarà sempre lo stesso. Chiaro? Quindi parlerò di corrente semplicemente con un unico riferimento per dire come orientare la corrente alla sezione, così come spiegato nel dettaglio. Per inciso, questa proprietà è molto importante, la ritroveremo molte volte su varie grandezze fisiche, il fatto cioè di avere la corrente uguale in ogni sezione, è una questione molto importante che... ed è una proprietà che va sotto il nome di tubo di flusso, cioè noi diciamo che i conduttori filiformi sono dei tubi di flusso per la corrente, proprio nel senso che ad ogni sezione in cui ci mettiamo il valore della corrente è sempre lo stesso, come se fosse un tubo senza perdite, d'accordo? Quindi tanta acqua ci metto all'ingresso, tanta ne ritrovo alla fine, perché è senza perdite. Okay? La stessa cosa vale per i conduttori filiformi, tanta corrente entra, per così dire, qui, quanta ne esce da qui, perché ad ogni sezione la corrente è la stessa. Quindi posso parlare di corrente che attraversa il filo purché scelga il riferimento per indicare in che direzione la sto considerando. Allora, esempi di conduttori ne conoscete, ne ho mostrato qualcuno, ma diciamo ce ne sono dappertutto. Anche questo che collega il proiettore al mio dispositivo o il filo di alimentazione della telecamera, tutti rientrano in questa tipologia, sono conduttori sottili, quindi a forma di filo molto più lunghi di quanto sono spessi, circondati da isolati, eventualmente possono essere raggruppati o intrecciati, poi capiremo il perché, questo è in essenziale a questo punto. L'importante è che siano sottili e circondati da isolati. In questo modo possiamo arrivare a questa proprietà di tubo di flusso che abbiamo appena spiegato. Bene. Poi facciamo un altro piccolo passo avanti, poi dopo ci fermiamo e riprenderemo. Allora, fatta questa premessa, in cui sostanzialmente ho richiamato dei concetti che poi dovrebbero essere già chiari, che sono quelli di tensione di corrente con annessi campo elettrico e tensione di corrente, tutte cose che dovrebbero essere già conosciute. Ok. Cerchiamo adesso di fare un passo avanti e capire che cosa noi ci troviamo a studiare. Allora, la prima parte di questo corso di elettrotecnica riguarda, ve l'ho già detto qualche minuto fa, lo studio dei cosiddetti circuiti elettrici. Si parla infatti di teoria dei circuiti. Questo libro, per esempio, si chiama proprio Circuiti sotto intesi elettrici. Allora, che cosa sono questi circuiti elettrici? Allora, noi dobbiamo partire da gli oggetti fisici che noi vogliamo in qualche modo descrivere. Allora, gli oggetti fisici, i nostri interessi, i dispositivi fisici, sono tutti oggetti che probabilmente vi sono ben noti. Passiamo da lampadine, batterie, questi sono resistori e così via. Allora, qui ho qualche esempio giusto per farvi vedere. Di questi poi, diciamo, capiremo in dettaglio gli aspetti fondamentali. Comunque sia, gli oggetti fisici di nostro interesse sono questo tipo di oggetti, i quali hanno la peculiarità, diciamo così, di
avere un funzionamento che è regolato dalle leggi dell'elettromagnetismo sostanziale. Tutti quelli che vediamo lì, anche quelli che adesso qui ho in mano, sono dei dispositivi il cui funzionamento è regolato dalle leggi dell'elettromagnetismo. Bene, un circuito fisico, un circuito elettrico fisico, oggetto fisico, altro non è che una interconnessione di questi dispositivi. Cioè io prendo questi dispositivi, vedete, e li connetto elettricamente, cioè metto in contatto elettrico questi oggetti. Lo posso fare con dei fili, vedete lì, o con delle saldature. L'importante è che ci sia connessione elettrica. Vedete, la cosa fondamentale, che riprenderemo immediatamente, è che tutti questi oggetti fisici che vanno poi interconnessi presentano un certo numero cosiddetto di morsetti, cioè di terminali che rendono accessibile l'interno dell'oggetto stesso. Le interconnessioni di cui parliamo riguardano esattamente questi terminali, quindi io potrei collegare elettricamente con una saldatura questi terminali e fare un circuito. Chiaro? Allora, questo è un esempio semplice che tutti quanti le scuole elementari abbiamo fatto, no? La batteria, le lampadine collegate con dei fili. Questo è un circuito elettrico, è un circuito fisico in cui abbiamo un dispositivo, la batteria, altri dispositivi, le lampadine collegati da questi, collegati elettricamente da questi fili. Ma anche questo è un circuito. Non so se ce l'ho qui. Anche questo è un circuito in cui, vedete, diversi di questi oggetti, questo per esempio, okay, sono collegati tra di loro, i collegamenti sono fatti sul retro di questa scheda, non si vedono, ma sono fatti, diciamo, sono dei collegamenti elettrici al pari in quelli precedenti, non più e non meno di quelli precedenti. Quindi ciascuno di questi oggetti, vedete, questo è uno di questi, se volete, viene collegato agli altri tramite gli opportuni conduttori che sono piazzati sul retro di questa scheda. Ma anche questo è un circuito. Il concetto è sempre lo stesso. Dispositivi, per esempio questo, che è un oggetto, diciamo che può essere rappresentato come un dispositivo, collegati da, elettricamente da queste piste di conduttori in questo caso. Anche questo è un circuito. Quello che noi ci proponiamo è di sviluppare delle tecniche in grado di risolvere questi circuiti. Quindi la teoria dei circuiti ha come oggetto, come obiettivo, proprio quello di risolvere i circuiti. E diremo fra un minuto che cosa vuol dire risolvere un circuito. Tramite opportuni modelli matematici. Quindi il passaggio che noi dovremo fare è oggetto fisico, modello matematico, risoluzione del modello matematico. Questo è quello che la teoria dei circuiti si propone di fare per, chiaramente, per i circuiti elettrici, cioè gli oggetti che descrivono. Quindi, quello che noi dobbiamo fare è dare delle schematizzazioni dei dispositivi e dei circuiti fisici. Quindi questo è il primo passo. Dato l'oggetto fisico, cerchiamo una schematizzazione matematica opportuna che ci permetta di arrivare a un modello matematico completo. Dato il circuito fisico, darne un opportuno modello matematico che possa essere risolto. Questo è, diciamo, l'obiettivo che ci deve guidare. Adesso altri 5 minuti per parlare del dipolo e poi dopo ci fermiamo e riprenderemo l'altro. Allora, il primo passo quindi è quello di schematizzare il singolo oggetto. Ok, quindi adesso quello che faremo in questi 10 minuti, cominceremo poi con domani,
a schematizzare questo singolo oggetto. Poi schematizzeremo la connessione. Allora, qual è il concetto? Allora, il concetto fondamentale di tutti questi dispositivi che vi ho mostrato, anche quelli che avete visto la mattina, è quello di avere, qui si vede meglio, cancello qui, questa peculiarità. Vedete, c'è una regione di spazio circondata, diciamo, delimitata da una superficie, in questo caso è un cilindro, da cui emergono, in questo caso, due morsetti, vedete? Che vi dicevo rendono accessibile l'interno. Quindi la schematizzazione noi possiamo immaginare, è questa. Una scatola da cui emergono due morsetti. Vedete, questo potrebbe essere questo oggetto schematizzato, diciamo, in termini molto. Bene. Questo oggetto qui, una scatola da cui emergono due morsetti, è il mattone fondamentale per costruire poi i circuiti di nostro interesse. E viene definito come bipolo. Poi generalizzeremo questo concetto proprio per lezione. Allora, diamo questa definizione e poi ci fermiamo e riprendiamo dopo. Che cos'è un bipolo? Un bipolo è, appunto, un oggetto dotato di due morsetti, però non uno qualsiasi. Cioè, se io prendo una scatola di scarpe e ci attacco due fili con la gola, non ho fatto un bipolo. Perché non sono rispettate queste proprietà che ora vi elenco. Chiamati A e B, i morsetti del bipolo, quindi sempre per restare con l'oggetto fisico. A e B sono i due terminali che emergono da qui dalla porta. Okay. Allora, la prima proprietà che io chiedo all'oggetto in questione per essere definito bipolo è la seguente. La tensione tra i morsetti A e B, anzi facciamo così, possiamo. La tensione tra i morsetti A e B deve essere ben definita. Che vuol dire? Vuol dire che la tensione fra i due morsetti in questione A e B non deve dipendere dalla linea che io scelgo per unire i due punti. Quello che abbiamo detto prima. Purché, e questo è importante, la linea in questione non intersechi la superficie del bipolo. Cioè io sto chiedendo che qualunque sia la linea che uso per congiungere i due morsetti, il risultato in termini di tensione deve essere lo stesso per tutte le linee esterne alla scatola del bipolo. Non dico niente su una linea che passi dentro il bipolo, quello non mi interessa. Ok? Quindi, ripeto, la prima proprietà è quella che la tensione tra i morsetti A e B sia ben definita, ovvero che il valore di tensione non dipenda dalla linea scelta per congiungere A e B, purché la linea in questione rimanga esterna al bipolo. Ok? Questa è la prima proprietà. La seconda proprietà riguarda la corrente. La corrente deve essere ben definita, nel senso che, ve lo dico a parole, la corrente che entra in un morsetto, quella che ho segnato lì con una freccia, è uguale alla corrente che esce da l'altro. Quindi, se io guardo l'oggetto fisico, la corrente che io che viene iniettata qui in un morsetto deve essere uguale alla corrente che esce da l'altro. Ok? Sempre qui. Se ci pensate, queste due proprietà in qualche modo hanno a che vedere con la conservatività del campo elettrico e con la solenoidalità della corrente, della densità di corrente. No? Sono esattamente le proprietà che abbiamo visto prima, non più né meno, no?
Queste due proprietà ci permettono quindi di poter definire la tensione tra corsente AB in maniera univoca, che non dipende dalla linea che scelgo per un punto, e di parlare di corrente del oggetto in questione in maniera univoca, la chiamo I. Chiamo B e I le tensioni delle corrente, perché appunto non devo specificare a quale terminale ci sarà. La terza proprietà che io richiedo a questo oggetto per essere definito bipolo è che queste tensioni e queste correnti non siano completamente scorrelate, ma esista un ben preciso legame che le collega, definito caratteristica del bipolo, che io scrivo in termini molto, diciamo, generali, con un legame del tipo F in V uguale 0. Non so che tipo di legame sarà, ne vedremo di tanti tipi differenti. Basta che ci sia un legame che collega tensione e corrente. Si chiama appunto caratteristica. Ok? Allora, ricapitolando, un bipolo è un oggetto che schematizza i dispositivi fisici che sono coinvolti nei circuiti elettrici. In particolare, un bipolo, dal punto di vista, diciamo, matematico, è un oggetto individuato da una superficie chiusa da cui emergono due terminali, tali da soddisfare queste tre proprietà. La tensione fra i due terminali è ben definita, cioè non dipende dalla linea che io uso per congiungere i due terminali, purché la linea sia esterna. La corrente è ben definita, ovvero la corrente che entra in un terminale è uguale alla corrente che esce dall'altro terminale. Terzo, esiste un ben preciso legame tra tensione e corrente, ben definite dalle due proprietà precedenti, che si chiama caratteristica del dipolo in questione. Se sono soddisfatte queste tre proprietà, l'oggetto in questione si può definire. Questo è, diciamo così, l'astrazione matematica dell'oggetto fisico che mi serve per costituire i circuiti. Domani vi partiamo da qui per dare alcune definizioni.